Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo quarto episodio della storia del nostro Tino Ammazza, signori. Allora, Tino si sta facendo una doccia bello tranquillo. Oggi e domani non lavoriamo perché oggi è martedì e mercoledì, quindi abbiamo 2 giorni liberi. Abbiamo i soldi che ci ha pagato la carissima Mangiuini nello scorso video, quindi io direi di andare un attimino a modificare la casa del nostro Tino. Prima cosa da fare, intanto per progredire nella carriera dobbiamo avere una mixologia. Usa il bar per preparare bevande, lavora come barista o leggi un libro di mixologia. Libri va bene, ci serve. Usa il bar per preparare bevande. Allora, cerchiamo un attimino. Allora, capiamo un attimino dove cazzarola si trova questo mix del cavolo. Allora, vediamo un attimino. Ok, signori, i bar sono qui. Allora, cerchiamo Britannia Mixologia, questo non mi dà Britannia Mixologia 800, cazzo, costano tutti un botto. Compriamo questo? Compriamo questo, mi ganza questo, signori, questo di che colore lo possiamo andare a prendere? Lo prendiamo col mattonato nero, no, col mattone bianco che però a casa nostra non ci sta una cippa. No, va bene questo, mi piace questo, signori. Dove cazzo lo mettiamo? Lo mettiamo qui, di qui però non si passa più. Abbiamo un problema di spazi, signori. Allora, intanto piazzalo qui, sì. Intanto piazziamolo lì. Poi prendiamo il divano e lo spostiamo un pochino più di qua. Prendiamo tutto quest'ambradan e lo spostiamo più di qua. E questo lo mettiamo qui. Si potrà passare secondo voi? Penso di no. Penso di no. Allora, aspettate un attimo. Però se io il divano lo sposto un tac, no, perché interferisce con la porta. Mamma mia, che casa piccola che abbiamo. Ma penso che di qua si possa passare. Forse non si può più andare sul divano. Vabbè, non ci interessa. Non ci interessa. Va bene, signori, abbiamo intanto comprato questo. Poi buttiamo sto televisore che mi fa vendi. E andiamo a comprare un televisore nuovo, signori, perché ora i soldi li abbiamo e li dobbiamo spendere. Quindi andiamo a comprare un signor televisore. Lo posso comprare uno da attaccare alla parete? Sì, 4200, bello, no, troppo grosso. Questo mi rovina la finestra, ma non ha importanza. Direi che, aspettate, il televisore potremmo metterlo anche qui. Sì, il televisore lo mettiamo lì. Il divano. Questa sedia la, no, no, la sedia la vendiamo. Perfetto. Il divano lo spostiamo qui così. E il tavolo, dammi questo, lo vendiamo perché non ci serve più. Via sto tavolino. E il bancone da mix lo mettiamo qui. Perfetto, signori. Oh, ok. Vendiamo anche questo computer che non mi piace più. Compriamo lo stereo, signori. Compriamo uno stereo con questo. Questo voglio, sì. Un signor stereo, dove lo mettiamo lo stereo? Lo stereo lo mettiamo vicino al letto. Lo puoi mettere. Ah, che cosa bellissima, signori! Vedete che bella per i soldi. E cosa devo comprare? Ah, il computer. Il computer penso dobbiamo andare in cameretta. In cameretta, un computer più potente voglio, decisamente sì. Questo, il più potente che possiamo comprare. Bello così, sempre che guardo in quella direzione. E io direi per ora, scusatemi, siamo dei cuochi, compriamo anche una cucina migliore. Direi, signori. Direi di comprare una cucina leggermente migliore. Cucina, grazie. Questa. Sì, che costa 3000 simoleon. Bella così, così possiamo cucinare cose più belle. Anche il frigorifero, direi di buttare, signori. Dai, 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 il frigorifero, va bene. E pigliamo, signor frigorifero, voglio questo. Sì, così, ciccioso. Bello, signori. I cambiamenti sono avvenuti. Ok, abbiamo un attimino portato. Ordine a casa di Tino, ordine a casa di Tino. Lui nel frattempo si sta lavando. Cosa facciamo nel video di oggi dopo aver fatto tutto questo ambaradan? Lavora come barista, assumi un mixologo, prepara una bevanda, esercita, prepara bevande. Signori, oggi Tino vuole riprodursi. Ebbene sì, signori, abbiamo 2 giorni di ferie, 2 giorni liberi e li sfrutteremo a riprodurci, signori. Ci riusciremo? Penso di sì, anche se il nostro Tino è un poco così. È scontroso, scontroso, però dovremmo riuscirci. Intanto l'audio è messo giusto, sì. Ho acquistato l'abilità di mixologia, perfetto. Siamo dei grandi barman. In tutto questo la promozione dovremmo riuscirla a fare.
Dobbiamo raggiungere il livello 2 di mixologia, va bene, ma attualmente non ci interessa, signori, perché noi dobbiamo. Pure la musica è partita, perfetto. Allora, dobbiamo invitare qui a casa. Invita nel lotto attuale. Con chi era che mi piaceva a me? Allora, Summer Holiday, no, Summer Holiday mi sta antipatica. Nancy Langebark. Dovremmo cambiare i nomi a tutti questi. Abbiamo perso una botta di amici. Ok, va bene, certo, non frequentando, giustamente spariscono. Chiamiamo Nancy, signori, chiamiamo Nancy a casa nostra e vediamo un attimino di approfondire queste amicizie interessanti. Ok, Nancy sta arrivando, signori, la musica c'è, il mix c'è pure, signori, è fatta, è fatta. In tutto questo dobbiamo andare in bagno. Zio, usa il bagno e pulisci. No, aspettate, prima dobbiamo far entrare Nancy. Prima, poi, allora, vai in bagno, poi. Ok, va bene, lei già sta fa tutto, perfetto. Dovresti asciugare, c'è un bagno fiduso e c'è una ragazza a casa, dico, non è la cosa migliore del mondo. Dopodiché partiamo all'attacco su Nancy, signore. Partiamo all'attacco su Nancy, che non so niente di che famiglia faccia parte, ma mi piace come donna. Balla con Nancy, dai così, zia. Diamo sfogo alla nostra arte. Grande così, abbiamo acquisito di loro l'abilità di ballo. Stanno diventando bravissimi in tutto praticamente. Signori, ci siamo, ci siamo. È stato un attimino dura cercare di convincere qui la nostra carissima Nancy, come cazzo la si chiama? Come cazzo la ti chiami, zia? Come ti chiami? Nancy, è stato un attimino complicato, però abbiamo dovuto un attimo recuperare la situazione in extremis. Però ce l'abbiamo fatta, signori, ce l'abbiamo fatta, forse ci siamo, forse ci siamo, forse ci siamo. Ci abbiamo messo solamente 8.000 ore. E ci siamo, signori, ci siamo. Primo bacio avvenuto. Oh, che cosa bellissima, che cosa bellissima. Attenzione, ti è entrata fidanzata, non ci penso proprio. Tieni la mano. Zia, dai, dobbiamo continuare. Zia, dobbiamo continuare. Cerca di venire subito, così, a volo, signori, senza problemi, dopo un primo bacio, già subito, subito. Vediamo cosa succede, vediamo cosa succede, vediamo se portiamo a casa il risultato. Il nostro banissimo Tino, che dopo anni di carcere non vedeva una forma femminile da anni, ce l'abbiamo fatta, signori, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo conquistata, conquistata e portata a casa. Veramente, sì, no, veramente, sexy la tipa. La signora è molto la signora è veramente sexy, signori. La nostra cosa succederà? Cosa succederà? Non inquadriamo queste, si stanno divertendo, sappiamo che si stanno divertendo e questa cosa va bene, questa cosa va bene. Questa cosa va bene. Chi è che è venuto a bussare? Chi sei? Come si permette di disturbarci in questo Pranav Kumar? Ma chi sei? Ma che cosa vuole? Censuriamo questo momento, signori, che non vorrei. Tanti cuoricini, signore, la cosa è buona, la cosa è buona, la cosa è buona, va bene così, va bene così. Obiettivo raggiunto, obiettivo raggiunto. I fuochi d'artificio addirittura, i fuochi d'artificio. Bene così, bene così. Sono contento, sono contento. Sono le 9 di sera e siamo tutti molto contenti. Perfetto. Lei è contenta, noi siamo contenti, siamo tutti contenti. Perfetto. Ora noi dobbiamo pensare un attimino a noi stessi, però in forma, cucina un pasto grandioso, così mi piaci. Cena a base di prosciutto. E che cazzo la dice Nai, signori? Che cazzo la dice Nai? Però va bene, però va bene. Allora, pensiamo a cucinare, pensiamo a mangiare, andiamo a dormire e domani, signori, nuovo giorno, nuova conquista. Nuovo giorno, nuova conquista. Ok, signori, nuovo giorno, è mercoledì, il nostro Tino ha fatto più o meno tutto, quindi non perdiamo altro tempo e chiamiamo la nostra nuova conquista, signori, in vita nel lotto attuale. Oh, Dania Lombardi, signori, è lei, la nostra nuova conquista sarà lei. Ebbene sì, abbiamo un nuovo obiettivo, vediamo se la tizia, perfetto, la tizia sta arrivando e noi siamo belli carichi a pallettoni, signori, belli carichi a pallettoni. Abbiamo già acceso la musica di sottofondo, qui c'è una puzza terribile, ma non ci facciamo caso, non ci facciamo. Eccola, eccola! Mamma mia, che arrabbiata! Ma tutte con le minigonne vengono a casa nostra. Altre scelte, chiedi la carriera. C'è un po' di puzza a casa nostra, mi sa. Mi sa che c'è un po' di puzza a casa nostra. Non tutti sono d'accordo. Non tutti sono d'accordo. Va bene, non è un problema, non è un problema. Intanto salutiamo la tizia. Ah, ci salutiamo così, rallegra,
perché è un po' offerente, quindi teniamola su di morale. No, chiedi spettegola, 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 rallega di nuovo. Teniamola, teniamola, teniamola. Altre scelte. Buffo, buffo. Racconta una storia buffa. Cerchiamo di tenere su di morale, signori, perché la vedo un attimino agitata. La vedo un attimino agitata. E il nostro Tino non è uno che si lascia. Facciamo un complimento, così iniziamo un attimino a tenerla su di morale. Chiedi la sua giornata, ok. Stiamo cercando di discutere gli interessi. Perfetto. Dammi un nuovo Allegra. Condividi una foto. Una foto si può condividere, perché non. Cerca di calmare. Bravo Tino, così ti voglio. Signori, ce l'abbiamo fatta. Anche con questo è stato un attimino complicato da convincere, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Vediamo se riusciamo a darle il primo bacio. Attenzione, il momento è catartico. Il momento è catartico. Ci sta il primo bacio? Ci sta il primo bacio, signori! Primo bacio raggiunto anche oggi! 2 giorni, 2 conquiste. Il nostro Tino è impressionante, signori. Il nostro Tino fa paura. Aspettate, diamole un altro bacio prima. Diciamo che vogliamo un attimino conoscerlo un po' di più. E poi cerchiamo di avere un figlio subito, così, signori. Guardalo lì, il nostro Tino, come si lascia andare. Grande Tino, grande Tino. Ci sta, signori, ci sta? E andiamo, Tino è un conquistatore, signori. Tino è un conquistatore, Tino è un conquistatore, signori. Questa com'è venuta in intimo? La signora non è neanche male, neanche lei tanto male, signori. Tutto questo noi dovevamo andare in bagno. Va bene, super. Ci sono altre priorità, signori. Altre priorità nella vita che dell'andare in bagno. Sono le 5 del pomeriggio e tutto va bene, signori. Tutto va bene. Tutto va bene. Così, noi ci stiamo riproducendo, signori, ci stiamo riproducendo, ma in tutto questo noi che altre amiche abbiamo con le quali potremmo, vita nel lotto attuale, che altre amiche abbiamo? Abbiamo Summer, ok, e Moira, interessante, signori, potremmo fare 3 su 3, potremmo fare 3 su 3, ma direi di no, diciamo che con Moira secondo me potrebbe nascere qualcosa di più duraturo, signori, di più duraturo, di più persistente. In tutto questo ti devi andare in bagno perché ti stai a urinare tutto, Tino mio. Tino mio. Vai in bagno. Perché non usavi lo sciacquone, Tino? Perché non hai usato lo sciacquone? Sì, c'è un po' di puzza a casa, Tino mio. Poi dovresti un attimo ripulire tutto. Perché qui la signorina, se no, dice: ma dove sono finita? Quindi poi dobbiamo un attimino ripulire tutto. Sì, decisamente sì. Detto questo, signori, oggi è stato un video molto più semplice e veloce. No, se n'è andata. Ma scusate, è sicuro che siamo stati noi a volerci riprodurre o lei è venuta a conquistarci praticamente? Non lo so. Detto questo, signori, io non lo so, però vediamo come andranno avanti le prossime cose. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale. Si è rotto il gabinetto. Sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento con il nostro team, signori. Bella raga, ciao!